Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E scusami, questo ministro Lollobrigida, che appunto non è nuovo a GAF, anche questo la mette in imbarazzo, no? Ma Lollobrigida ha, diciamo, il peccato originale di essere il cognato della Meloni, nel senso che tutte le volte viene tirato in ballo ed è un po' la caccia a Lollobrigida, perché sembra che tutte le gaffe del mondo le faccia lui, che ogni cosa, insomma, sbagliata la dica lui. Ricordiamo che, insomma, è da quando appunto è ministro che praticamente ogni settimana si parla di Lollobrigida, anche toccando la sua sfera familiare, si è appunto parlato anche in toni non molto, molto, diciamo, piacevoli, no? Di sue vicende, come dire, extraconiugali. Tutto questo viene fatto non per parlare della vita di Lollobrigida, ma ovviamente per colpire la Meloni, no? Sono tutti attacchi strumentali politici, perché dove non si riesce ad attaccare magari chi governa in quel momento, perché sta governando e sta cercando di fare qualcosa, lo si attacca dal punto di vista familiare. Questo, diciamo, è uno sport nazionale che viene fatto un po' ogni volta, ma con la Meloni forse ancora di più. Nonostante questo, però, come dicevi, insomma, assistiamo a dei sondaggi che stanno premiando la Meloni, o meglio Fratelli d'Italia, e anche a dei successi internazionali. Adesso, voglio dire, oggi la Meloni era in Germania, era col cancelliere Scholz, insomma, sono tra lei e Scholz c'è stato un bilaterale, le cose stanno andando bene. Una volta non era così, c'erano stati magari dei dissapori. Mi pare che lo stesso Scholz abbia anche parlato in toni positivi dell'accordo con l'Albania per la questione dei migranti. Quindi diciamo che l'opposizione non può neanche attaccarsi su quello, si può attaccare su alcuni scivoloni invece, allora, interni. Può essere, cioè, sì, diciamo che offre materia prima, questo materia, cioè, non solo per i giornalisti. Infatti, sì, appunto. Vediamo, vediamo anche sui fatti, nel caso del ministro Lollobrigida.